la convenzione corale, insomma, un gioco di squadra. Da noi in cucina, sa com'è, si fanno le brigate, perché lo chef da solo non è nessuno, diciamo, ragazzi. Ci sono Presidente, buongiorno. Bertoni della consulta, i nostri ragazzi, la professoressa sindaco, la mia collaboratrice. È piccolina, Udine, no? C'è solo questo. C'è... Sì, è piccolina, sì. I ragazzi, sì, questo è un bellissimo istituto. Ma guardi, oggi in realtà... ospite dal prefetto, la società del prefetto, nella sua residenza qui in Udine, e ha chiesto proprio al nostro istituto di... per 3 anni abbondanti, perché era accorto all'istituto. Una giornata bellissima, ma abbiamo rischiato la vita perché combattere con i cerimoniali del Senato, della Camera, è stato allora. Come dice il Presidente Grossi, è più facile con... Thank you.
Bene, buongiorno a tutti, benvenuti e con veramente con emozione, con orgoglio, con piacere che siamo qui e do il benvenuto alle autorità presenti, a tutti voi ragazzi. È una giornata molto particolare, speciale, che rimarrà nei nostri ricordi. Ecco, il piacere per l'Istituto Stringer di accogliere, ecco, questa giornata significativa. Questo che è un momento di una tappa, di un percorso, di un viaggio, di un itinerario molto importante. E la nostra scuola è orgogliosa di essere stata scelta, di essere stata individuata proprio per accogliere il vicepresidente della Corte Costituzionale, ecco, il dottor Carosi, che è qui con noi e noi ne siamo veramente onorati. Questo viaggio che i giudici costituzionali hanno intrapreso è un'iniziativa voluta, promossa proprio dalla Corte Costituzionale e questo itinerario li porterà in 37 istituti a livello nazionale, ecco, nel nostro paese, in un arco di tempo abbastanza breve, 5 mesi. Sono state individuate alcune scuole, una, due a livello anche regionale, e sono presenti proprio per cercare di raggiungere comunque tutti gli studenti della nostra regione, anche delle rappresentanze di altri istituti e soprattutto della consulta provinciale degli studenti. E abbiamo qui il presidente. Ma tutti i materiali saranno a disposizione su un sito che proprio è stato intitolato Diario di Viaggio, per raccogliere appunto tutti gli apporti e i materiali di questo percorso importante. Una delle motivazioni sta nel fatto che il 1 gennaio del 2018 la Costituzione ha compiuto 70 anni e uno dei padri, Pietro Calamandrei, che insieme ad altri, sia uomini che donne, hanno scritto questa carta molto importante per il nostro Paese, la Costituzione, ha anche voluto la Corte Costituzionale, perché comunque, come lui stesso spiega, la Corte Costituzionale è in qualche modo la Costituzione in movimento. Tant'è vero che la Corte Costituzionale ha anche individuato nuovi diritti che sono emersi, che magari erano insiti nelle trame della Costituzione. Per esempio ricordiamo il paesaggio di cui si parla, ma la Corte Costituzionale ha posto l'accento anche su un altro aspetto, l'ambiente. Ecco, quindi questi sono alcuni degli spunti, alcuni dei suggerimenti che consegno qui a voi. Ecco, l'incontro poi diretto, fisico, con i rappresentanti agli studenti, appunto, è una testimonianza della vitalità, della forza, della potenzialità, del desiderio che questi principi costituzionali rimangano vitali e vengano consegnati e tramandati ai ragazzi, quindi a voi giovani. E ricordo anche quanto detto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio a noi tutti, agli italiani, a fine anno, quando, parlando della Costituzione, la definì la nostra casa comune. Bene, la Costituzione è ancora una carta straordinaria, ma è anche una cassetta degli attrezzi a cui dobbiamo attingere, che dobbiamo utilizzare. E questo viaggio in Italia in qualche modo farà sì, ecco, che ne diventiamo tutti più consapevoli. Quindi a nome di tutta la comunità educativa dell'Istituto, allora ringrazio ancora per questa preziosa opportunità. E do la parola adesso al rappresentante delegato dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, dottor Dino Castiglioni. Grazie, buongiorno a tutti. È sicuramente un evento estremamente importante quello di oggi, in cui la Corte Costituzionale incontra le scuole e in cui due mondi apparentemente lontani invece hanno molto da dirsi, molto da comunicarsi. E la Corte Costituzionale è uno di quegli organismi previsti dalla nostra Costituzione, posto proprio a garanzia dell'applicazione delle norme e delle leggi
che siano coerenti con i principi appunto del dettato costituzionale. E quindi allora, se la Costituzione rappresenta quella casa comune che è stata citata dalla dirigente, quel patrimonio a cui tutti possiamo e dobbiamo riferirci, quei principi fondamentali che determinano un pochettino la nostra esistenza, il nostro stare assieme, è chiaro che in quel sistema di pesi e contrappesi voluto dai padri costituenti, la Corte rappresenta uno dei punti di riferimento fondamentali, a garanzia proprio dell'applicazione equilibrata delle norme coerenti appunto con i principi costituzionali. Come diceva, è stato citato Calamandrei, io cito un altro padre costituente, nel momento stesso in cui questa carta venne emanata, venne affidata al Paese, l'Assemblea ha formulato e redatto la Costituzione come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa la affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore. Quindi è chiaro che oggi, se è un motivo di particolare orgoglio ospitare il vicepresidente della Corte Costituzionale, il professor Aldo Carosi, qui, con questa rappresentanza degli studenti di Udine, è il caso anche quello di capire e cogliere quali sono le parole chiave che sottostanno alla nostra Costituzione. E se questa stessa è stata attuata e quali sono ancora qual è ancora il cammino da fare per poter raggiungere quegli obiettivi che sono prefigurati. Quindi direi quasi qual è lo stato di salute oggi della nostra Costituzione, perché per poter discutere di questa bisogna prima di tutto conoscerla, capirla, approfondirla, vedere quali sono le ragioni storiche che hanno determinato l'origine di questa carta costituzionale e per quale motivo si è elaborato un documento di così alto profilo che, alla luce di quelle che erano la situazione del nostro paese all'indomani degli eventi bellici, ha fatto sì che varie sensibilità di tipo culturale, di tipo religioso, di tipo politico potessero convivere, stare insieme proprio perché accomunati da qualche cosa che aveva un alto valore. E quindi, come diceva John Donne, nessun uomo è un'isola completo in se stesso, ciascuno è un pezzo del continente. Se una zolla di terra viene portata via, l'Europa tutta ne è diminuita. Questo veniva scritto nel 1600, quindi questo significa, alla luce di queste riflessioni, oggi, quando sembra che le difficoltà siano dominanti rispetto alla soluzione dei problemi, io credo che ritornare all'origine, quindi al capire esattamente le radici che accomunano una comunità, come in questo caso il nostro Paese, determinato appunto dal comune denominatore della nostra Carta Costituzionale, devono darci l'opportunità di riflettere e capire effettivamente la grande possibilità di costruire e contribuire a un processo di innovazione, di cambiamento e di miglioramento. Per cui grazie ancora e grazie veramente a quanto il Vicepresidente oggi potrà comunicarci. Ecco, adesso vedremo un filmato. Il video è stato selezionato fra i vincitori di un progetto ministeriale a livello nazionale che ha visto un gruppo di docenti e di studenti dell'Istituto Stringer appunto individuati e premiati presso il Senato durante una cerimonia molto importante. Il titolo di questo progetto era "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola, lezioni di Costituzione". Quindi adesso vediamo questo video curato dai ragazzi dell'Istituto Bonaldo Stringer dal titolo "Articoli da puntini puntini cucina". Buongiorno, vorrei scrivere a mia figlia Martina, primo anno. Buongiorno signora, buongiorno signorina. Questo è il modulo per l'iscrizione. Grazie. Qua lei. Grazie. Bene. Grazie. Buongiorno. Arrivederci. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. La fattura è il documento che prova la venuta esecuzione del contratto di compravendita. E adesso io vi consegno la sequenza delle operazioni, no? Michele e Ivan, delle operazioni da eseguire per l'emissione della
fattura che adesso voi realizzerete. La scuola è aperta a tutti. Iniziamo da, mettiamo questi al centro, ecco come fai, metti un tre di questi con la mandorla e poi adesso andiamo a completare con quelli che Caterina sta finendo, copriamo questi dolcini a cioccolato fondente, ecco benissimo così, perfetto, altri due qua siamo a posto, benissimo. Il diritto all'educazione e al lavoro deve essere garantito a tutti. Federico, ma tutti sono i figli del papà. Il papà è la mamma. È questo qua. Vai. Questa è attività calendario. Il calendario. E cosa facciamo nel calendario di solito? Io lo sto messo. Io non l'ho messo a mercoledì a 10. Ecco qua, 10. Ecco qua. E avanti. Qui c'è menù. Spaghetti, pomodoro e pancetta, Marco. Forza. Poi? Qui. Sì. Ospite mattina. Riso metto via io. Scusa mattina. Aiutalo. Non l'ho visto. Perfetto. Ecco. A posto. Si vede? Vediamo se ci riesco, no? Eccoti caro. Bene, quindi abbiamo visto questo filmato. Che ci riguardava anche come istituto, visto che siamo un istituto tecnico professionale vocato al turismo, all'accoglienza, alla ristorazione, no? Quindi era, diciamo, calato nel nostro contesto. Adesso proseguiamo con altri due brevi video, e uno sulla Corte Costituzionale, realizzato a cura di Rai Scuola, e il secondo dal tema Salute, che è parte di un programma televisivo intitolato Le parole della Costituzione ed è realizzato da Rai Cultura in collaborazione con la Corte Costituzionale.
È il primo gennaio del 1948, quando la nostra neonata Repubblica riceve il dono più prezioso, un dono pensato proprio per tutelarne la crescita e lo sviluppo democratico. Il primo gennaio del 48 entra in vigore la Carta Costituzionale. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. Perché si muova, bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti, combattendo, fucilati, impiccati, torturati, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. La Costituzione, come ogni cosa di grande valore, ha richiesto da subito una speciale tutela, una garanzia scrupolosa, saggia e ponderata. Ecco perché, assieme ai più alti organi della Repubblica, viene istituita una corte di giudici speciali, uomini di legge di grande esperienza, a cui assegnare il delicato compito di garantire i principi della Costituzione italiana. È il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a ricordarci l'importanza dell'istituzione e la sua stretta affinità con il Quirinale. La Corte, come è noto, ha come prima competenza più famosa quella di accertare che le leggi siano conformi ai principi della nostra Costituzione. Questi principi sono, in realtà, rappresentano il patto che lega gli italiani al loro Stato. Il patto, così come è stato definito, è sancito nella Costituzione. Quindi garantire il rispetto di questo patto è fondamentale per la nostra Repubblica. La Corte Costituzionale nasce per arginare una questione antica. I poteri legislativo e giudiziario sono notoriamente separati, ma chi ha il compito di giudicare le leggi che escono dal Parlamento e vengono applicate dalle corti e dai tribunali? Qualcuno accosta le funzioni della Corte Costituzionale a quelle del Presidente della Repubblica. E questo accostamento ha un certo fondamento, pur nelle diversità delle funzioni dei due organi. Entrambi sono organi di garanzia. La Corte Costituzionale è un garante di carattere giuridico, tecnico-giuridico. Il Presidente della Repubblica è garante sul piano istituzionale, potremmo dire politico-istituzionale. Il primo Presidente della Corte è anche l'uomo che ha ricoperto la più alta carica del Paese all'inizio del percorso repubblicano, Enrico De Nicola. 15 dicembre 1955. I giudici prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, testimoni il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei Deputati. Giuro sul mio onore di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato, esercitando le mie funzioni di giudice della Corte Costituzionale nell'interesse supremo della Nazione. Il 23 aprile del 1956 la Corte Costituzionale si riunisce nella prima udienza alla presenza del Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi. È quello che possiamo considerare l'atto fondativo dell'istituzione, così come la prima storica sentenza emessa dal Collegio dei Giudici è datata 5 giugno 1956. Come riportato nella Costituzione, le funzioni specifiche della Corte sono regolate dagli articoli 134, 135, 136
e 137. Il giudice costituzionale non è sottoposto al sindacato di qualsiasi organo o potere esterno alla Corte. Gode della stessa immunità dei membri del Parlamento. Tutti i provvedimenti adottati dalla Corte nei confronti dei suoi componenti devono essere motivati e resi pubblici. Nell'atto di assumere l'alta carica, il giudice costituzionale deve rinunciare a qualsiasi mandato e professione. Non può essere membro del Parlamento, sospende l'insegnamento, non partecipa ad associazioni o partiti politici. Smessa la toga, i giudici si raccolgono intorno al grande tavolo rotondo. Il pubblico non può entrare nella Camera di Consiglio. Noi non possiamo assistere. Là dentro i giudici dovranno deliberare. L'aria austera dei giudici e della stessa Corte non deve far perdere di vista l'obiettivo primario, il principio indefesso che guida il lavoro quotidiano, il rispetto dei principi della Costituzione. La Corte Costituzionale ha la sua sede nel Palazzo della Consulta. Questo edificio fu eretto nel 700 da Papa Clemente XII per il Tribunale Ecclesiastico della Sacra Consulta. Dopo il 1870 fu la sede del Ministero degli Affari Esteri e poi del Ministero dell'Africa Italiana. L'edificio della Consulta affianca il Palazzo del Quirinale, la sede della più alta carica dello Stato, e proprio come il Presidente, tutela e garantisce dall'alto del colle i cittadini, la politica e le istituzioni legislative. Sono ancora le parole del Presidente Mattarella a ricordare l'attualità e il prezioso valore della Carta dei Padri Costituenti. La nostra Costituzione del 48, ma i nostri costituenti con grande sagacia ne hanno scritto le norme in maniera che potessero esprimere principi e valori validi anche per situazioni allora imprevedibili, e ve ne sono tante. Basta pensare a come è cambiata dal 48 ad oggi la modalità della vita quotidiana. Basta pensare ai nuovi diritti, a una quantità di condizioni differenti e allora imprevedibili. Ci sono stati decenni in particolare in cui le grandi riforme civili hanno avuto dalla Corte un impulso fondamentale. Il matrimonio, il divorzio, ma anche la legislazione sull'aborto sono stati presi in esame dai giudici della Consulta e non solo dai grandi dibattiti in Parlamento. I grandi temi che hanno inciso profondamente nella vita sociale hanno lasciato spazio talvolta a questioni più distanti dall'etica, ma pur sempre incisive nella vita quotidiana. Ogni tema che regola la vita dei cittadini diventa materia di analisi della Corte. L'intenso lavoro della Corte è sostenuto dalle alte competenze di ogni membro. Per i giudici, trasformare un principio astratto in applicazione nella vita di ogni giorno è la più grande soddisfazione. Le norme della Costituzione sono state scritte con una duttilità che rende i suoi principi capaci di affrontare e far nascere regole adatte anche a queste nuove condizioni. Ecco, la Corte Costituzionale nel corso del tempo ha verificato se le nuove regole poste dal Parlamento con le leggi per queste nuove condizioni allora imprevedibili fossero conformi alla Costituzione, quindi sono state responsabilità nuove della Corte Costituzionale valutare se condizioni così imprevedibili e differenti da quelle del 48 siano state regolate però in conformità a quei principi che rimangono sempre validi. Perché ho scelto l'articolo 32 della Costituzione che riguarda la tutela della salute? Perché credo che questo articolo sia esplicativo di come la nostra Costituzione sia ancora attuale e sia una Costituzione eccellente. Perché
tutela la salute dell'individuo come un diritto fondamentale e lo lega all'interesse della collettività, cioè interesse della collettività che tutti gli individui abbiano cure adeguate, compresi coloro che sono indigenti, cioè coloro che non hanno i mezzi. Questo è importantissimo perché anche democrazie evolute che hanno privatizzato i servizi caricandoli interamente sui destinatari, poi si trovano a dover affrontare situazioni socialmente terribili come quello dell'indigente che muore senza essere assistito. Ancora, questo articolo tutela anche la libertà dal trattamento sanitario. Il trattamento sanitario non può essere imposto se non per legge, ma anche le leggi devono rispettare la dignità della persona. Dicevo dell'attualità dell'articolo 32, attualità che si vede per la capacità di intersecare non solo il problema dell'indigenza e dell'assistenza, ma anche di tutte quelle tematiche, dal diritto alla vita, dal diritto ad essere durante la evoluzione della propria personalità, essere curato sotto tutti gli aspetti e anche i profili del fine vita, diritti del nascituro, diritto alla buona morte, diritto ad essere assistito in ogni momento. Si può dire che i cittadini spesso hanno una percezione negativa della sanità pubblica in Italia, ma questo non dipende certamente dalle norme che sono giuste, ma dipende dal modo di migliorare la loro attuazione in concreto. Bene. Adesso l'intervento del vicepresidente, dottor Carosi, terrà la sua relazione, al termine poi un dibattito e le vostre domande. Grazie a tutti voi, a cominciare dai vostri dirigenti, dalle autorità intervenute e ovviamente a voi che avrete la pazienza di ascoltare questo rappresentante delle istituzioni che affronta una vera e propria scommessa, che è quella di essere comprensibile e di interessare. Il fatto della scommessa sicuramente riguarda anche il profilo personale, perché tutto quello che si fa ovviamente si cerca di farlo con vocazione ed effettività nel perseguimento degli obiettivi, ma l'altro aspetto è appunto quello di fare una cosa utile per voi e anche per l'ambiente, per la società particolare, per la collettività in cui vivete, che appunto vi presenta in simbiosi con i vostri professori. E quindi è mio compito quello di utilizzare un linguaggio accessibile, un linguaggio non tecnico, aiutato in questo dalle parole del filmato ed in particolare da quelle del Presidente della Repubblica, che io con qualche ovviamente modifica lessicale poco fa richiamavo alle televisioni che mi hanno intervistato, cioè il particolare carattere della nostra Costituzione, il linguaggio della nostra Costituzione che la rende attuale pur nella sua rigidità, rigidità che come sapete dipende dai meccanismi complessi per la sua modifica, meccanismi che sono stati pensati complessi proprio per preservarne i valori fondamentali da qualche colpo di mano che storicamente ogni tanto si ventila all'orizzonte. Che dire? Innanzitutto la Costituzione sta nella nostra storia. Avete visto i volti dei padri costituenti, avete visto le masse che dopo la guerra chiedevano uno sviluppo ragionevole, il riconoscimento di diritti che purtroppo erano stati calpestati nel periodo, nel ventennio precedente ed in particolare poi nella terribile guerra in cui il popolo italiano fu gettato.
Ecco, dicevo della storia. La storia deve essere corredo di voi tutti e vi faccio un esempio che attiene proprio al vostro istituto. Che c'è un fatto nella che riguarda proprio la storia del vostro istituto, o meglio della grande personalità a cui è intitolato l'istituto, che ci fa vedere come in fondo, cambiate ovviamente alcune particolarità nella storia, ci sono dei ricorsi. Perché dico questo? Come sapete, Stringer fu il primo governatore della Banca d'Italia, ma non fu semplicemente il primo governatore, ma fu il teorico dell'autonomia di questo organo tecnico rispetto al potere politico. E naturalmente questa cosa, se all'inizio fu accolta con una notevole soddisfazione, anche perché Stringer era, e anche qui è una tematica che ritorna oggi nei contestati rapporti con l'Unione Europea, la flessibilità, diciamo, del debito, lui era era un keynesiano, possiamo dire, era per gli investimenti, quindi stampava moneta anche per fare credito. Allora batteva moneta la Banca d'Italia, non è come oggi che chiaramente con l'unità dell'euro, con l'euro questo non è più possibile. E allora intorno al 1925 lui ebbe, entrando nel periodo fascista, gli fu, in ragione della grande capacità professionale, mantenuto il posto e anche, devo dire, la sua autonomia, ma entrò in collisione con il ministro che riformò la pubblica amministrazione ed in particolare quello che oggi noi chiamiamo il Ministero dell'Economia. Il ministro De Stefani, altra grande personalità, che fu nominata sull'onda del buon rapporto con Mussolini, ma ebbe poi a scontrarsi proprio sulla politica monetaria con Stringer, perché lui voleva ritirare la moneta e Stringer invece voleva favorire gli investimenti. È chiaro, non vi sto a raccontare le vicende storiche per cui avvenne questo caso singolare, che alla fine Mussolini sacrificò il proprio uomo che era De Stefani in favore delle tesi, diciamo, di Stringer. Probabilmente aveva anche lui il suo tornaconto, il paese era ancora sotto la crisi della Grande Guerra e il Duce aveva la volontà di politiche espansive. Però è un caso clamoroso che riproduce quello che oggi sta accadendo tra fautori dei vincoli europei, pensiamo alle politiche che sono state fatte dopo lo scoppio della crisi del 2009, a partire dal 2011-2012, e a quelli che oggi chiedono maggiore flessibilità e possibilità di investire. Ecco, diciamo che Stringer apparteneva alla seconda categoria e riuscì a vincere una battaglia che sulla carta era completamente perduta, perché si scontrava con un politico che era nelle grazie di chi comandava. Ecco, questo per dire che in realtà la storia ci riguarda e la storia delle istituzioni ci riguarda, perché condiziona la vita di tutti i giorni. Politiche di investimento possono favorire la vostra futura occupazione, ma un uso disinvolto del debito può invece creare quello che la stessa Corte Costituzionale ha definito un rischio per le comunità e soprattutto per quelle più povere. E già vedete che nella nostra Costituzione, dove questi valori ci sono entrambi, deve esistere un bilanciamento che avviene con il caso concreto. Ecco il mestiere della Corte Costituzionale. Delle volte arrivano questi interessi, diciamo, contrastanti, ma tutti riconducibili a delle giuste istanze di massima, come diceva prima il Presidente Mattarella, e allora a quel punto la Corte è quell'arbitro, quel bilanciatore che in alcuni casi dà un no contest e in altri casi invece fa prevalere un profilo rispetto all'altro. Un'altra cosa interessante, mi riallaccio a quello che diceva il vostro dirigente, sono le parole della Costituzione.
Anzi, so che ci saranno delle domande, ma la prima ve la voglio fare io per una curiosità personale. Voi siete ragazzi poliglotti, l'ho letto nella vostra, diciamo, rappresentazione della vostra scuola. Quando studiate e riflettete, in che lingua dentro di voi riflettete? Ecco, questo perché? Perché le parole hanno un'importanza fondamentale nella riflessione. La Corte Costituzionale, come sapete, si è pronunciata di recente sulla necessità che la lingua italiana faccia comunque parte dei programmi universitari, anche laddove, pensiamo nelle scienze cosiddette esatte, la padronanza, diciamo, della lingua inglese soprattutto diventa fondamentale per seguire in tempo reale l'evoluzione del progresso scientifico. Ma perché alla fin fine è stato detto che comunque ci devono essere dei corsi anche in italiano e che comunque deve essere garantita la conoscenza, come posso dire, comparativa tra l'italiano e le altre lingue? Proprio in ragione di questo fatto, che le particolarità della lingua spesso esprimono le particolarità della cultura di un popolo. E se ci si vuole aprire, se si vuole fare, come state facendo voi, una grande squadra multinazionale, internazionale, diciamo, una squadra che possa prendere il meglio di tutto quello che oggi c'è al mondo nel settore di cui vi occupate, è importante che questo dialogo non avvenga soltanto col vocabolarietto che traduce una parola in un'altra, ma nel senso ultimo di questa parola nella nostra testa e nelle nostre sinapsi interagisce con altre parole per arrivare alle conclusioni. Ecco quello che voleva dire prima il presidente Mattarella quando diceva che i nostri padri costituenti hanno studiato delle parole che potessero superare il contesto storico in cui sono nate e che potessero recepire dalla dinamica della società quei concetti fondamentali che tutti appunto evochiamo quando ci troviamo di fronte a una legge che non condividiamo, e allora la prima parola che viene da dire è incostituzionale oppure ingiusta, ma in realtà poi le tecniche per dichiararla sono delle tecniche complesse che partono proprio da questo livello estremamente astratto e generale dei principi per ricadere sul fatto che noi ci troviamo ad esaminare. E quindi io mi sentirei di dire che la Costituzione è un documento sintetico perché per abbracciare tutto quello che abbraccia la Costituzione è estremamente difficile. Mi dica quando devo interrompere, perché purtroppo c'è stato questo ritardo, ma volevo sviluppare questo discorso che è un discorso di sistema. È sintetico perché sussume da tante piccole regole di carattere etico, culturale, di esperienza, una regola generale che diventa principio. Voi direte, voleva parlare un linguaggio semplice, poi comincia a parlare di sussunzione. Non è così coerente. E allora caliamolo in un esempio. Prendiamolo dal mondo del calcio, che sta sempre sui rotocalchi. Prendiamo Cristiano Ronaldo e Balotelli. Allora, com'è che la regola di vita poi diventa principio? Chiunque ha visto questi giocatori all'inizio potrebbe dire che erano forti alla pari, probabilmente Balotelli era addirittura più forte. Potremmo citare Cassano e Messi come contrapposizioni. Ecco, tutta una serie di persone a cui era stata data una dote di natura. Alcune si sono allenate, hanno fatto una vita da atleti, avevano una testa da atleti e sono andati avanti, e altri no. Però facciamo finta che questa cosa, ormai il calcio ha più di un secolo,
si avvicina al secolo, quasi ai due secoli rispetto alle origini, e quindi oramai è una regola generale. Però se noi pensiamo al primo osservatore del fenomeno, quando vede Ronaldo Balotelli pensa sì, ma probabilmente curare il proprio corpo è fondamentale per mantenere uno standard ed entrare nel gota dei grandi giocatori. Però questa è l'ipotesi, ma per vederlo vediamo un po' se in altri casi ha funzionato. Prendiamo altri grandi atleti e altri grandi potenziali atleti che hanno dissipato il loro talento, e allora magari prende Messi e Cassano e così via, fino ad arrivare alla conclusione che effettivamente il principio è quello che se hai talento tu lo devi sviluppare, lo devi curare. Ecco come da una regola d'esperienza, cioè vedere come chi fa una vita, diciamo, dissoluta, non attrezzata per certi compiti, poi si decade nelle qualità eccelse che la natura ti ha dato, alla fine diventa una regola. Considerate che la nostra Costituzione ha nei propri articoli concentrato una serie di regole che non sono solo giuridiche, sono regole anche di carattere etico e anche di carattere culturale. E quello che voleva dire prima il Presidente, che cambiando e evolvendo le regole etiche e culturali cambia anche l'interpretazione che la Corte Costituzionale e gli altri organi che poi devono applicare la legge danno di queste materie. E anche il diritto semplice, anche il diritto minuto, quello che viene dalle regole di esperienza, anche il mestiere che fate voi è regolato da direttive comunitarie, da regolamenti, ci sono problemi di sanità, di salute, di igiene, ecco, tutte queste regole in realtà vengono dall'esperienza e spesso descrivono l'esperienza in modo minuto, vi servono, sono dei piccoli manuali, ma in Costituzione voi li trovate concentrati. Ecco, li trovate concentrati in modo tale che tutto questo consente di poter dire che è un documento fondante delle regole che riguardano la nostra società. Io vi volevo leggere i tre articoli, prima mi è stato chiesto, che ritengo veramente più importanti della nostra Costituzione, diciamo più importanti in assoluto. Io vedo più importanti nel senso che sono più generali, attenzione, perché poi le cose che stanno scritte lì le ritroviamo in altri articoli, come per esempio il 32, quello della sanità. Cominciamo con l'articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ecco, vediamo che in questo articolo si parla di diritti inviolabili, ma sono tutti diritti inviolabili? Un grande costituzionalista dice, guardate che i diritti non sono mica come i prodotti del supermercato, che uno va lì, basta affermare un diritto, si compra e quindi si amplia la Costituzione. No, ci sono i diritti fondamentali, sono quelli assoluti, inviolabili, ce ne sono altri che sono ugualmente diritti, ma sono diciamo condizionati da varie situazioni, a cominciare dalle scelte di politica e dalle priorità in ragione delle risorse disponibili. Facciamo proprio un esempio della sanità. Nella sanità voi sapete che la nostra Costituzione, così come interpretata dalla Corte Costituzionale, prevede che di fronte a patologie gravi e alla incapacità finanziaria e anche fattuale del soggetto che è affetto da queste malattie di essere curato, prevede un intervento a carico del pubblico. E facciamo un esempio. Prendiamo un migrante senza permesso e facciamo pure finta che sia un pregiudicato criminale, uno spacciatore. Certamente lui non ha il diritto di circolare sul territorio e di fare quello che gli pare, ci sono delle leggi che glielo impediscono, ma se per caso viene trovato
agonizzante all'angolo della strada perché ha assunto determinate sostanze, perché è stato oggetto di ferite, perché proprio sta male, lui deve essere ricoverato e curato pubblicamente senza se e senza ma. Quello è un diritto fondamentale. Gli altri diritti, per esempio quello ad avere un medicinale da banco, quelli che non sono salvavita, sicuramente non ce l'ha. Non ce l'ha per varie ragioni, ma non ce l'ha nemmeno il cittadino che gode di tutti i diritti, compreso quello appunto dello ius soli, ma che tuttavia il legislatore, in termini di sostenibilità dell'intervento, ha ritenuto che li debba pagare da solo e non siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi vedete, tutto questo deriva dai diritti inviolabili. Ci sono dei diritti che comunque non si violano a prescindere. Di recente la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale una legge che per proteggere i risparmi aveva detto che il trasporto e l'assistenza agli alunni diversamente abili che ci sono nelle scuole pubbliche poteva essere finanziata fino a un certo livello, non per intero, e adesso la faccio semplice. Ecco, a questo punto la Corte, e la sentenza 275 del 2015, la Corte Costituzionale ha detto che in questi casi è il diritto erariale che si deve inchinare di fronte al diritto del diversamente abile di essere assistito secondo quello che prevede la stessa legislazione, perché è la legislazione ad individuare come un livello essenziale di assistenza il fatto di essere prelevato a casa gratuitamente e di essere accompagnato a scuola e di avere un insegnante dedicato. Quindi vedete, questo è il modo di come i diritti inviolabili vengono, sta scritto, io guardate vi ho letto 2 righe e mezza l'articolo, eppure sono tutte cose che si ricavano dall'articolo 2. Ma che vuol dire l'articolo 2 alla fin fine? Che al centro dell'ordinamento, prima ancora degli stati, delle nazioni, dell'Unione Europea, di tante altre cose, c'è la persona in quanto tale. La persona in quanto tale che è un valore trascendente rispetto a quelle che sono le tante problematiche anche pratiche che l'amministrazione di un paese poi comporta. L'articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione pubbliche, di condizioni personali e sociali. Quindi noi abbiamo questo articolo che afferma la cosiddetta eguaglianza formale. Eguaglianza formale, quindi tutti i cittadini hanno diritto di essere trattati dal legislatore e dall'amministrazione nello stesso modo. Poi c'è il secondo cosiddetto principio di solidarietà sostanziale. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà, ripeto, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. In fondo, la vostra scuola, la vostra preside, i vostri professori, quando redigono quei progetti ad ampio raggio che collegano la vostra attività con la società civile in una prospettiva di coinvolgimento lavorativo, altro non fanno che dare il loro contributo alla rimozione di questi ostacoli alla piena realizzazione della personalità. Quindi sembra un enunciato così indolore, ma invece comporta questo aspetto. Ma anche l'articolo 1, quando ci dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, è fondamentale nel far capire che il modello di cittadino è il modello di cittadino operoso, non del cittadino
che deve essere mantenuto a spese della collettività, ma del cittadino che deve trovare nel complesso ingranaggio della società il modo di realizzarsi. E dice ancora l'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi rispetto a sovranismi, internazionalismi e quant'altro, l'articolo 1 è fondamentale nel dire che il concetto di sovranità nella nostra Costituzione, nel nostro patto fondativo, è nella rappresentanza del popolo attraverso un sistema democratico che oggi è quello elettorale. Tutti sappiamo un po' le degenerazioni del nostro sistema, non siamo soddisfatti di come funziona il nostro sistema di rappresentanza democratica, però è stato detto più volte che la democrazia rappresentativa è il sistema meno peggio di rappresentare gli interessi della collettività. E quindi questo deve essere tenuto presente quando noi oggi ci lamentiamo di come va la sanità, di come un sindaco ci rappresenta, di come un ministro agisce. Ecco, queste cose non devono far dimenticare che quelle persone svolgono un lavoro nobile e bisogna aiutarle a fargli concepire la nobiltà di quel lavoro, perché la rappresentanza democratica ai fini dell'erogazione delle prestazioni sociali è probabilmente l'arte più nobile che la politica concepisce, e questa arte si deve imparare nelle scuole. Cioè, voi farete i lavori più diversi da grandi, chi si darà appunto all'attività politica, chi a quella scientifica, a quella alberghiera. Avete davanti, per fortuna, ancora un mondo di opzioni veramente vastissimo. Quello che però dovete tenere presente è che ciascuno di voi potrebbe, anzi dovrebbe, in una parte della propria vita assumere la rappresentanza dei migliori interessi e sapere di come si portano avanti questi interessi. Oggi purtroppo la politica si fa nei talk show, ma quante parole vuote, quante contrapposizioni da bar noi sentiamo in questi talk show. Si parla di tutto meno che delle esigenze fondamentali della gente. Allora dobbiamo pure capire chi aspira a fare il politico oggi, perché gli insegnano che deve apparire truccato, deve apparire simpatico e deve superare il proprio antagonista dicendo quale che sia cosa, ma dicendolo in modo più convincente di lui, cioè perdere quello che invece deve essere l'orientamento della rappresentanza democratica, interpretare i bisogni della popolazione e sapere di che cosa si parla, di come questi bisogni devono poi essere inverati nella realtà. E la Costituzione questo lo dice, ma lo dice anche la Corte Costituzionale, quando per esempio dice che alla fine di ciascun mandato i nostri amministratori dovrebbero rendere il conto. Questo era scritto anche nelle vecchie leggi, già alla fine dell'Ottocento e nel Novecento si parlava alla fine del mandato di rendiconto morale. Rendiconto morale che in genere era delle amministrazioni locali, delle piccole comunità, il rendiconto con cui chi dismetteva la rappresentanza rendeva a chi gliel'aveva conferita ragione di come l'aveva esercitata. Oggi la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali delle leggi che vogliono allungare il deficit e i prestiti degli amministratori che hanno fatto default fino a 30 anni. Capite che in questo caso si viene a violare il principio di rappresentanza democratica, perché lo scopriranno gli storici di chi era la colpa, non il popolo che deve votare il successivo mandatario. Per sapere se io devo votare o meno un sindaco, forse posso decidere dallo stato delle strade, dallo stato dei servizi, ma certamente non aiuta a sapere come ha amministrato le risorse che il contribuente gli ha dato. Diceva la Magna Carta, no representation without, no taxation without representation. Io pago le tasse, ma ho diritto di sapere come
queste vengono impiegate. Ma se noi non affermiamo il principio del rendiconto al termine del mandato, tutto questo salta. E alla fine non potremo nemmeno sapere se quel sindaco ha lasciato le buche nella strada perché l'eredità del predecessore gli ha lasciato la cassa vuota e lui ha dovuto arrangiarsi. E magari per arrangiarsi ha nascosto la gravità della situazione. Invece la nostra Costituzione, prima abbiamo visto il principio della solidarietà, prevede la solidarietà non solo nei confronti degli individui, ma anche delle collettività locali. Avrete sicuramente sentito parlare di federalismo solidale, cioè le comunità più deboli devono essere aiutate al pieno sviluppo o comunque a mantenere un livello dignitoso dei servizi, i famosi livelli essenziali delle prestazioni. Ma io non dico che deve essere contento il contribuente di pagare le tasse, non ci piace a nessuno pagare le tasse, per carità, però a un certo punto sapere che la mia capacità contributiva e quindi quello che do al pubblico va in una giusta causa, credo che possa essere per le persone oneste, per le persone per bene, un viatico fondamentale. Dobbiamo sapere che questo è imposto dalla nostra Costituzione, ma purtroppo non è stato realizzato, soprattutto nel periodo più recente, in un modo sufficientemente comprensibile e condivisibile, perché io faccio il sacrificio, ma devo sapere che il destinatario del mio sacrificio poi si comporta bene, amministra bene, cerca di cambiare rotta, cerca di dare una prospettiva di sviluppo alle comunità che amministra. Ecco, vedete, tutto questo già si ricava da tre articoli. Poi possiamo trovarne altri, prima abbiamo parlato del 32, ma in fondo il 32 altro non è che lo sviluppo nel campo della sanità di quello che vi ho letto nei primi articoli. Se ho ancora qualche minuto, mi dica lei, io volevo parlare, qui era la mia scommessa, che il tempo in qualche misura ha ridimensionato, volevo parlare di un argomento che oggi è imbarazzante a livello di risposta istituzionale, perché coinvolge una dialettica politica che è fortissima, in alcuni casi addirittura violenta. E l'argomento, che poi non è stato molto arato dai costituzionalisti, è quello della patria e delle garanzie al cittadino del mondo nella nostra Costituzione. Perché? Diamogli le parole del dibattito vivace. Da un lato il sovranismo, dall'altro il famoso slogan più Europa, quale che sia. Questi sono i poli estremi. In mezzo ci sta la nostra Costituzione. La nostra Costituzione che usa la parola patria e la parola, diciamo, del cosmopolitismo, li usa con molta parsimonia, proprio perché si rende conto che sono concetti difficili da manovrare e anche da depurare da alcune situazioni, quali quelle per esempio relative alle vicende della Seconda Guerra Mondiale, che erano incise sul corpo del popolo, della nazione. E allora vediamo appunto con l'articolo 1 che in poche parole si definisce l'Italia come una repubblica, si definisce democratica e abbiamo visto in che senso democratica, attraverso l'attribuzione al popolo, e poi a un certo momento si definiscono i doveri di difesa della patria, li vedremo in un articolo più avanti, che è il 52, e del dovere di solidarietà. E quindi a questo, alla parola patria e alla solidarietà, viene associata nella nostra Costituzione il ripudio della guerra. Prima che entrasse in vigore la nostra Costituzione repubblicana, il Ministero si chiamava Ministero della Guerra.
Perché è diventato Ministero della Difesa? È diventato Ministero della Difesa perché è stato dichiarato incostituzionale, è stato fissato come incostituzionale qualsiasi comportamento belligerante, aggressivo. Quindi noi abbiamo un concetto di patria valorizzato sotto il profilo della tutela difensiva. Sotto questo profilo, le ultime strofe del nostro inno, a cui siamo affezionatissimi, rappresentano comunque un fattore da interpretare sotto il profilo storico-culturale, ma non sotto il profilo dei valori, perché il problema non è quello di vincere, il problema è quello di stare in pace, di evitare la guerra e di rapportarsi con gli altri stati nel modo solidaristico migliore. E questo, guardate, che è un fatto molto importante. Io cerco di parlarvene cercando di, come posso dire, di stemperare l'animosità che c'è attualmente in questo settore, che vedete, ieri sera ho girato, ho visto 2-3 talk show che parlavano tutti delle stesse cose e parlavano anche con una certa violenza nella dialettica tra le parti. Dicevo appunto che mi sono segnato alcune parole, ovviamente andrò per salti in questo mio intervento, che l'articolo 52, primo comma, cita la patria proprio sotto questo profilo difensivo. Dice l'articolo 52: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Avete inteso prima Calamandrei, che diceva, che dedicava la Costituzione ai tanti ragazzi e ai tanti cittadini che erano morti per difendere la libertà, per difendere l'autonomia dello Stato. Ecco, il sacro dovere del cittadino è una forma laica di dire, perché la Costituzione è laica, però usa una parola presa in prestito dalla religione, una sorta di religione civile. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. E quindi non dice che c'è il sacro dovere di vincere nelle tensioni internazionali, quale che sia, difendere le proprie particolarità. Questo articolo poi nel tempo è stato interpretato dalla Corte Costituzionale nel modo più estensivo possibile. E quindi oggi possiamo dire, alla luce delle tante sentenze che abbiamo fatto, che il termine patria non è da intendersi come una delimitazione dello spazio territoriale del nostro Stato. La patria è l'insieme del territorio, dell'ambiente, del patrimonio culturale, storico, artistico, nonché delle istituzioni democratiche, del loro ordinamento, nonché dei valori e dei principi costituzionali di solidarietà sociale. Ecco, quando noi parliamo delle nostre caratteristiche che vogliamo difendere, quindi difendere anche dalle aggressioni esterne della globalizzazione più violenta, noi parliamo di queste sane caratteristiche del nostro paese. Non parliamo di pregiudizi razziali, non parliamo della chiusura di fronte al nostro fratello che viene da un altro paese. Noi parliamo di difendere le nostre radici. E lo potete vedere soprattutto in quelle che sono le grandi dimenticate dalla dialettica politica di oggi, perché fanno pochi voti e purtroppo contano poco, che sono le comunità isolate, le comunità alpine, le piccole comunità rurali. L'Italia ha più di 8.000 comuni, ma la maggior parte sono sotto i 1.000 abitanti, sotto i 3.000 abitanti. Sono piccole comunità che però per la Costituzione valgono esattamente come le megalopoli e purtroppo contano poco in termini di visibilità. Ma tenete presente che se noi non combattiamo per esempio lo spopolamento della montagna, i disastri ambientali saranno sempre più accentuati. Avete mai pensato per esempio perché la Liguria è diventata, a parte
la politica del cemento poco avveduta, ma perché è diventata così cagionevole? A parte i cambi meteorologici, ma perché sempre di meno sono le popolazioni che a monte regimano le acque, fanno la manutenzione. Ecco, questi sono soggetti, sono comunità che hanno il diritto dovere di mantenere la loro individualità, perché è un'individualità buona, è un'individualità portatrice di antiche conoscenze che sono tuttora utili per la società civile. E quindi vediamo che se noi interpretiamo la difesa delle proprie tradizioni non con un concetto imperiale di sovranismo, come dice la parola, ma come un concetto di mantenerle e preservarle, allora le cose cambiano. E cambiano anche nei confronti della globalizzazione. Perché non è vero che la globalizzazione è bella. È bello quello che fa la vostra scuola quando cerca delle joint venture con i cinesi, con gli altri ragazzi degli stati europei. C'è l'Erasmus, ci sono tante cose che diffondono il meglio delle culture unitarie. Ma questo non vuol dire che tutto quello che viene da fuori è un valore di per sé. Anzi, oggi si discute molto sull'incidenza di alcuni fenomeni economici, politico-economici, come lo strapotere di un sistema bancario che non è individuabile nella persona che magari detta certe regole. È liquido, è pervasivo, ma influisce sulla vita di tutti i giorni, influisce non facendo credito, influisce facendo pagare troppo il credito. Ma perché noi siamo così messi male? Perché abbiamo ceduto il nostro debito sovrano in un certo periodo a dei soggetti che ci fanno pagare degli interessi molto elevati e che poi collegano al fenomeno dello spread tutta una serie di gradimenti che avvengono secondo i canoni del mondo della finanza. E mentre una volta nel nostro paese bastava magari uno stringer, bastava un ministro avveduto per cercare di limitare questi effetti attraverso le cosiddette norme di ordine pubblico, quelle che dovevano tutelare il cittadino in quanto tale, nell'ottica globalizzata questo è impossibile. E quindi bisogna cooperare con gli altri stati affinché vengano posti dei limiti a questo strapotere che poi in determinate contingenze storiche, pensiamo al 2009, finisce per ricadere su collettività che non si sono nemmeno macchiate di quella colpa. Pensate nel 2009, sapete tutti cosa sono i subprime o comunque che cosa sono i derivati. I derivati hanno scatenato la crisi del 2009 a livello mondiale, ma chi li faceva i derivati? Li facevano soprattutto i privati del mondo anglosassone statunitense. La regola era questa: io vivo comodamente, tutti i giorni mangio a caviale e faccio un prestito per mangiare tutti i giorni a caviale, non riesco a pagarlo, faccio un prestito per pagare il prestito. E quindi praticamente con questo sistema si è creato quel dissesto che ha costretto gli Stati Uniti a salvare alcune banche e a condannarne una, che è la Lehman Brothers. Ma poi questa cosa si è riverberata sul nostro paese, dove paradossalmente i subprime non li ha fatti il risparmiatore italiano, che ancora memore della cultura contadina sapeva bene che bisogna fare il passo per la propria gamba. In Italia li hanno fatti gli enti pubblici, li hanno fatti le banche, hanno acquisito altri titoli cosiddetti tossici, è capitato alla Grecia, è capitato all'Italia. Quindi vedete che in realtà ci sono dei fenomeni a cascate che non dipendono nemmeno dal nostro governo e che devono praticamente provocare nella nostra scuola, nella nostra cultura, quelle conoscenze che poi diventano assolutamente anticorpi. Ecco, io ho tagliato molto il mio intervento perché vedo la preside che, sia pure con la sua signorilità, controlla giustamente lo scorrere del tempo. E alla fine io vorrei però trasmettervi, proprio con riguardo alla vostra esperienza, una riflessione dell'importanza
di come le istituzioni, e qui parliamo della scuola, deve essere fatta a misura d'uomo. Gli uomini hanno delle grandi potenzialità, bisogna, uomini e donne ovviamente, anzi donne ne hanno probabilmente di più, hanno queste grandi potenzialità, ma bisogna da un lato consentire di esprimerle e dall'altro avere un atteggiamento positivo. Io vi voglio raccontare la parabola di un grande studioso, di un grande matematico, uno di quelli che ha fatto la storia, che è Dirac. Dirac è uno dei più grandi matematici viventi e però ha avuto nel campo della fisica un'importanza pari ai più grandi fisici. Voi sapete cos'è la meccanica quantistica e che uno dei padri era Bohr, a cui a Copenaghen è intitolata una monumentale statua. Bohr era quello che praticamente era il faro che ha consentito di incontrare i vuoti, le aporie che le teorie di Newton e Einstein avevano nel tempo, si erano stratificate, avevano trovato comunque dei punti di doverosa conciliazione che non c'era. E quindi Bohr aveva un grande ascendente su tutta la comunità scientifica. Il suo rivale, per così dire, era una questione tra Messi e Ronaldo, tanto per intenderci, ma cooperavano insieme, era Dirac, il quale, a differenza del primo, che era un fisico sperimentale, era invece un logico astratto. Lui con le sue equazioni trovava quello che in realtà non si vedeva. E allora una volta Bohr ai propri discepoli disse: non vi mettete a competere con Dirac sulle equazioni matematiche, perché avrete sicuramente la peggio. Ma chi era Dirac? Dirac, anche per colpa di un padre poco assennato, era un ragazzo autistico con gravissimi problemi. Dovete sapere che il padre, che voleva trasformare questo figlio in un luminare, aveva diviso la famiglia in due blocchi. La madre e i due fratelli pranzavano parlando francese e il padre e Dirac pranzavano parlando in inglese, e al figlio veniva tolta il cibo se sbagliava la grammatica e le parole. Confessa Dirac nelle sue memorie che lui fino a 18 anni ha pensato che le mamme parlassero in francese e i genitori in inglese. Questo per dire come delle volte le cattive condizioni. E successivamente, quando lui trovò, sia dal punto di vista sentimentale sia dal punto di vista lavorativo, le prime soddisfazioni, noi vediamo l'anatroccolo trasformarsi in cigno, quindi nel cigno della logica matematica, in relazione alla quale è tuttora un esempio insigne, è un esempio storico di come, quando la società e ovviamente anche la volontà del soggetto, la fortuna degli incontri, ma anche la vocazione del soggetto, riesce a superare quelli che sembrano gli ostacoli i più insormontabili. Ecco, questo per dire che secondo me la linea tracciata dall'istituto a cui appartenete è una linea vincente, è una linea che qualsiasi cosa voi farete sarà sempre una linea guida, ma una linea guida deve essere anche la Costituzione, perché noi abbiamo detto tante belle cose sulla Costituzione, ma ci siamo dimenticati della più importante, che la Costituzione è valida se vive nella vita di tutti i giorni e quindi anche nella percezione di tutti i cittadini, perché altrimenti quei soggetti paludati cui appartengo, che entrano con tutte quelle bardature in quella bellissima aula d'udienza, praticamente farebbero un lavoro inutile se non fossero capiti e se non fossero condivisi nel loro modo di interpretare, o anche ragionevolmente contestati nelle scelte interpretative che si fanno tutti i giorni. Invece percepire la propria Costituzione, come purtroppo è stato fatto anche a livelli politici elevati, come un lacciuolo di cui liberarsi per arrivare più diretti all'obiettivo, rende tutto il mondo culturale e giuridico relativo.
potremmo dire non c'è più religione, e allora in questa confusione che tende al secondo principio della termodinamica, per cui i sistemi complessi tendono al caos, tutti gli armenti nella notte della cultura e della società diventano bigi, non c'è più differenza tra le pratiche virtuose e quelle scellerate. E questo è quello che noi, che abbiamo i capelli bianchi, abbiamo il dovere di contribuire a chiarire. Vi ringrazio. Bene, grazie per questo intervento, grazie per aver ricordato la scuola, grazie per aver ricordato lo Stringer e grazie per aver ricordato anche le radici che ci hanno portato qui. Ecco, una persona, Bonaldo Stringer, no? Questo senso di identità, di ricordo, di recupero della memoria. Ecco, grazie anche per questo legame al territorio. Adesso ragazzi c'è un momento di dibattito, c'è un momento di confronto, c'è un momento di quesiti, di curiosità. Chi desidera si può alzare, si rivolge qui. Ecco, abbiamo le nostre ragazze dell'accoglienza turistica che hanno dei microfoni e il vicepresidente desidera appunto ascoltare voi adesso e poter dialogare direttamente con voi. Chi rompe il ghiaccio? Se no vi interrogo sulla prima domanda. Siete... Bene, ecco la ragazza lì c'è. Oh, buongiorno a tutti, buongiorno al dottor Carosi. Io mi chiamo Bianca e sono una studentessa del liceo classico Jacopo Stellini e da parte della nostra scuola le voglio fare alcune domande. La prima è la Corte Costituzionale. È un semplice organo che va in ausilio al Presidente della Repubblica, che è già delegato a chiarire la costituzionalità di una legge e a firmarla, oppure è un organo più complesso, distaccato dal lavoro del Presidente della Repubblica? E la seconda è come si può cambiare la Costituzione e se secondo lei attualmente c'è la necessità di cambiare la Costituzione? E come terza domanda, quali sono le principali differenze tra la nostra Costituzione e le Costituzioni d'Europa? Bellissime domande. Bravo. Allora, la prima domanda in parte aveva risposto anche il Presidente Mattarella in quel filmato che vi è stato esibito. Hanno in comune il Presidente della Repubblica il ruolo di arbitri, diciamo, sono degli organi di garanzia, quegli organi che quando si pronunciano a favore o contro una determinata tesi giuridica, dietro la quale però c'è una tesi politica, sono credibili per il fatto di essere sopra le parti. Se questo ruolo non viene riconosciuto, il problema è grave. Noi abbiamo avuto due cose storiche a proposito dei rapporti tra Quirinale e Corte Costituzionale. Il primo Presidente della Corte Costituzionale è stato il primo Presidente della Repubblica, però prima ha fatto il Presidente della Repubblica e poi il Presidente della Corte Costituzionale. Io ho avuto l'onore di giurare con la sua medaglia, perché a noi danno una medaglia con inciso il nome, ma la prima volta non è pronta e quindi si giura con quelle dei pochi giudici, perché io me la porterò via, detto tra di noi, che hanno lasciato la medaglia alla Corte Costituzionale. E la mia era quella di De Nicola e quindi mi sono emozionato al semplice fatto di metterla al collo. Mattarella ha completato il percorso di ritorno, è stato giudice costituzionale, tra l'altro eravamo vicini sia in udienza che in Camera di Consiglio per 4 anni e poi dopo è stato nominato Presidente della Repubblica. Come ha detto lui, il Presidente della Repubblica è uno che fa una mediazione politico-istituzionale, è uno che cerca di mediare le situazioni. Avete visto in che modo magistrale è uscito fuori dalla vicenda dei cinesi. Sapete che alcuni, a cominciare da qualche Stato europeo, non gradiva la partecipazione dell'Italia alla Via della Seta, ma anche a livello nazionale.
altri lo ritenevano un elemento decisivo. A quel punto che cosa ha detto il Presidente della Repubblica? Benvenuti i cinesi, li ha ricevuti, hanno invaso il Quirinale, li ha onorati al massimo, e poi nel raccontare il suo punto di vista che bisogna collaborare, ha ricordato che bisogna collaborare anche nel riconoscimento dei diritti civili. A buon intenditor poche parole, ma nessuno dei suoi ospiti poteva ritenersi offeso da quella parola. Se avesse cominciato a dire da voi ci sono i bambini che lavorano nella rottamazione dei computer, eccetera, a quel punto il suo ruolo sarebbe stato tradito. Invece il suo ruolo è quello di appianare. La Corte Costituzionale invece ha come ruolo quello di, soprattutto, perché poi c'è altre incombenze, ma non ne parliamo per ragioni di tempo, perché sono incombenze minori, ha soprattutto quello di verificare che una legge sia o meno conforme alla Costituzione. E qui c'è tutto quel processo evolutivo che abbiamo detto tra le regole sintetiche che sono nella Costituzione e le regole della legislazione ordinaria, che per alcuni versi sviluppano e allora sono costituzionali coerentemente l'assunto dell'articolo costituzionale, della norma costituzionale, e per altri versi invece la tradiscono e allora vengono dichiarate contrarie a Costituzione. La seconda domanda, cambiare la Costituzione. Il popolo italiano ha detto no al referendum recente, ma non è che la Costituzione sia tutta intangibile. Se per esempio a un certo punto i parlamentari fossero ridotti o se le competenze delle Camere fossero differenziate, non ci sarebbe niente da dire, così come probabilmente non ci sarebbe nulla da dire se, come nella vecchia proposta bocciata, si fosse abolito il CNEL, sulla quale il Costituente avevano tante aspettative e che poi nella pratica non è riuscito a rispondere a quelle che erano le aspettative del legislatore. Quindi da questo punto di vista ben si possono cambiare i dettagli, non si può cambiare l'impianto. L'errore fatto, ormai si può parlare di errore storico, nel 2016 è stato quello di proporre un blocco di modifiche che riguardava due terzi della Costituzione, sia pure in alcuni casi per aspetti marginali. E a quel punto la gente ha votato, io ricordo che in qualità di giudice costituzionale, proprio a un incontro con voi ragazzi che mi chiedevate come bisognava votare, io risposi che avevate tutto il diritto di chiederlo, ma io avevo il dovere di tacere. Oggi che la vediamo dal punto di vista storico quella vicenda, possiamo dire che l'errore grave, non so quanto voluto, ma comunque l'errore grave, era quello di presentare il pacchetto o tutto o niente. E a me ha colpito, perché i miei compagni di scuola, con cui continuo a vedermi a distanza ormai di 50 anni dalla maturità, che continuo a vedere, erano quasi tutti medici, e mi hanno risposto, abbiamo votato no in base al principio di precauzione, che è quello che ispira la scienza medica, che cioè quando non si sa dove si va a finire, nel dubbio si vota per lo status quo ante. Quindi, ripeto, non è che tutta la Costituzione è intangibile, ma non può essere stravolta. E questo era il timore di chi ha votato, della maggior parte delle persone che hanno votato no in quella consultazione elettorale. Poi la terza era sulle Costituzioni, abbiamo detto... qui noi abbiamo i giganti. Io dico sempre che noi giudici attuali siamo un po' come i nani sulle spalle dei giganti che evocava tra gli altri Newton, cioè i padri fondatori della Repubblica, non è solo Calamandrei, infatti giustamente hanno detto persone costituzionalisti che è ingiusto che venga ricordato solo Calamandrei. Noi abbiamo avuto una serie di studiosi che sono stati veramente padri della patria, e tra questi ne cito tre. Non perché sono stati i miei maestri, ma perché effettivamente vengono ricordati anche negli altri paesi.
Crisafulli, Sandulli e Mortati. Ecco, perché dico questo? Perché se uno va in Portogallo o in Spagna, che hanno avuto dopo di noi la loro Costituzione, perché venivano da regimi autoritari che sono durati molto più del fascismo, hanno ripreso molte parti della nostra Costituzione, ma soprattutto si sono ispirati ai nostri studiosi. Quando andiamo agli incontri, prima erano trilaterali, adesso è quadrilaterale anche con la Francia, tra le corti costituzionali, io sento i colleghi portoghesi e spagnoli che citano i nostri giganti in modo migliore di come li citiamo noi, li hanno sempre presenti. Quindi per dire che la Costituzione italiana, almeno verso il mondo iberico, ha avuto proprio un ruolo di modello da seguire, perché probabilmente venivano in ritardo rispetto a noi da esperienze fortemente autoritarie. E, simile alla nostra per l'impianto può essere la Costituzione tedesca. I tedeschi venivano come noi da un trauma, ma i tedeschi se lo portano appresso in modo molto più forte degli italiani. Per i tedeschi quella della Seconda Guerra Mondiale di Hitler è un'esperienza devastante, e quindi loro sui valori fondanti della Costituzione hanno veramente una attenzione, oserei dire, teutonica, nel senso che non ammettono assolutamente diciamo divagazioni. I diritti fondamentali sono assolutamente fondamentali. La loro Costituzione assomiglia di più alla nostra. Quella francese, diciamo, sempre viene dal mondo latino, quella che è profondamente diversa è quella inglese e ovviamente quella americana. Nella Costituzione americana c'è scritto che tra gli obiettivi fondamentali, tra i principi fondamentali, è di garantire la felicità dell'individuo. Il nostro legislatore è molto più prudente, si accontenta di perseguire l'eguaglianza e la solidarietà. In quella francese c'è ovviamente la fraternità, l'eguaglianza, ci sono molti elementi simili alla nostra. Quella anglosassone vive, come sapete, su un mondo che è fondato soprattutto sul diritto processuale, quindi lì la legge si fa in fieri attraverso l'interpretazione giurisprudenziale, e i giudici che si discostano dal precedente senza motivarlo sono anche soggetti al potere disciplinare, proprio perché si vuole recuperare questa minore certezza sulle regole con la coerenza. Quindi tu non puoi fare una decisione innovativa se non passando attraverso una critica ragionata della precedente. Non puoi dire arrivo io, tutto quello che è precedente è sepolto. E poi anche da loro noi abbiamo da imparare. Prima il principio della rappresentanza democratica paradossalmente è scolpito meglio di tutti nella Magna Carta. L'ho detto prima, no taxation without representation. E ancora, quando noi parliamo di solidarietà e di prestazioni sociali, non possiamo dimenticare che se vogliamo più servizi bisogna fronteggiarli anche con le tasse, perché le tariffe non bastano laddove c'è bisogno di intervenire. Quindi non si può dire la botte piena e la moglie ubriaca, abbatto le tasse e aumento i servizi. La verità è un'altra, devo utilizzare le risorse della collettività nel modo più economico e ragionevole. Altre tre domande, ricordatevi la mia però, qualcuno si sacrifica. Come pensate, in che lingua pensate? Altre domande? Buongiorno, mi chiamo Elena e sì, sono della quinta a tecnico del turismo qui allo Stringer, e volevo farle due domande. Volevo chiederle, può essere uno Stato democratico, può esistere uno Stato democratico senza la Corte Costituzionale? E se i cinque componenti della Corte Costituzionale eletti dal Parlamento, dipendendo spesso da scelte politiche, possono poi influire sulle sentenze finali della Corte Costituzionale? Belle domande. Bravo. E una terza? Ancora una domanda?
Facciamo intanto queste due, così ci riferiamo. Ah, ecco, allora, benissimo. Un po' di timidezza. Non dovete essere timidi. Ah, buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a lei, dottor Carosi. Allora, la mia domanda è un po' nello specifico. In che cosa consistono le pronunce di rigetto? La ringrazio. Benissimo. Certamente esistono, possono esistere ed esistono paesi democratici senza corte costituzionale. Ci sono dei paesi che per esempio hanno il sindacato sulla legittimità delle leggi, ma non l'hanno nella Corte Costituzionale, hanno il cosiddetto sindacato diffuso, che è un sindacato che viene attribuito ai giudici normali. Anche qui vi racconto un aneddoto. La Corte Costituzionale non è che era particolarmente gradita ai nostri costituenti, c'erano opinioni favorevoli e opinioni contrarie. Fino ad allora in Italia c'era il sindacato diffuso. E allora, mentre sulla Costituzione grande dibattito, sulle parole eccetera, sulla Corte Costituzionale c'era una fase di stand-by. Qualcuno diceva sarà sicuramente stralciata dalla Carta Costituzionale. Non ci scordiamo che la Carta è del 48 e la Corte Costituzionale, sapete quando, l'ho detto poco fa, quando ha cominciato a funzionare. Quindi praticamente era incerta. A questo punto la Corte di Cassazione italiana, che ancora oggi è chiamata la Suprema Corte, ma in realtà la Suprema Corte siamo noi in questo momento, ma loro ci tengono che questa cosa storica venga mantenuta, cercò di approfittare di questo stallo, e perché si trovò investita di giudicare della seconda Costituzione provvisoria. Voi sapete che dopo l'armistizio e prima che ci fosse il referendum sulla Repubblica, eccetera, erano state approvate delle Costituzioni che cercavano provvisoriamente di cancellare tutto il portato del fascismo. E allora questa questione, la Cassazione fu molto astuta, ma non fu sufficiente, perché affermò che aveva il potere di giudicare la Costituzione, quindi di giudicare anche quegli uomini, Croce, De Gasperi, Togliatti, che avevano contribuito alla redazione della Costituzione provvisoria. Però dopo aver affermato la propria competenza, disse che la questione era infondata e che la Costituzione era costituzionalmente legittima. A quel punto i politici che venivano da un'epoca molto difficile, i padri costituenti, che poi erano essenzialmente di tre matrici diversissime, quella liberale, quella cattolica e quella socialcomunista, si decisero a creare la Corte Costituzionale, perché li spaventava che la Cassazione, cioè i giudici non di nomina popolare ma di nomina di carriera, potessero a un certo momento condizionare, dettare regole ai rappresentanti del popolo. E così nacque la Consulta. E a questo punto si lega la domanda a quella dei membri, perché si è discusso a lungo se la Corte Costituzionale sia un organo giudiziario. L'opinione prevalente è per il sì, ma comunque tutti dicono che è un organo giudiziario particolare. È un organo giudiziario che deve essere permeabile alle istanze della società civile, che insomma da un lato guarda la Costituzione e le leggi, ma dall'altro guarda quei cambiamenti, e mi riallaccio a quello che è stato detto prima nel filmato, a quei cambiamenti culturali, scientifici e proprio anche di carattere etico, che in qualche modo cambiano la lettura delle norme. Ed ecco perché accanto a cinque giudici, io sono un giudice, uno dei cinque giudici, accanto a cinque giudici nominati dalle proprie magistrature, abbiamo cinque nominati dal Presidente della Repubblica e cinque nominati dalle Camere in composizione unitaria con una maggioranza molto elevata. Sarebbe brutto togliere questo. È vero che spesso non si mettono d'accordo e ci lasciano senza
senza giudici, però è anche mentre le magistrature e il Presidente della Repubblica sono puntualissimi quando scade il mandato di 9 anni del giudice a sostituirlo, non si può dire altrettanto del Parlamento. Però personalmente io ritengo che il quorum elevato sia una garanzia di condivisione delle qualità intrinseche del nominando, e si dice infatti che il nominato, anche se in questo caso ha una matrice politica ben definita, si spoglia di questa matrice e diventa uno dei membri del collegio quando si deve decidere.